Breve introduzione alla lettura della Bibbia. È bello che tu voglia leggere la Bibbia. In questo video troverai alcuni aspetti generali che possono aiutarti nella lettura. La Bibbia è anche chiamata Sacra Scrittura o Parola di Dio. Attraverso la Bibbia Dio parla alle persone. Essa è ispirata da Dio, il che significa che Dio ha indicato ai vari scrittori cosa scrivere. Ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Seconda Timoteo 3:16. Per questo motivo la Bibbia è assolutamente veritiera. La Bibbia dà risposte a tutte le grandi domande della vita. Alla domanda: da dove veniamo? Qual è il senso della vita? Cosa succede dopo la morte? E ora la suddivisione della Bibbia. La Bibbia è composta da due parti, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento contiene 39 libri e fu scritto prima del tempo di Gesù Cristo. Contiene libri storici, poetici, profetici e anche libri della legge. Racconta la creazione della terra e la storia del popolo di Israele. Ripetutamente al suo interno viene annunciata la venuta del Messia, del Cristo, il Figlio di Dio. Il Nuovo Testamento contiene 27 libri. I primi quattro libri sono chiamati Vangeli. Raccontano la vita, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Il libro degli Atti descrive poi il periodo del primo cristianesimo, quando nacque la Chiesa. Di seguito vi sono diverse lettere a tali assemblee o a singoli credenti. In queste lettere viene spiegata la dottrina e anche la vita pratica cristiana. E infine c'è il libro dell'Apocalisse. Quest'ultimo riguarda principalmente gli eventi futuri. In che lingua è stata scritta? L'Antico Testamento fu scritto in ebraico e alcune parti anche in lingua caldea. Il Nuovo Testamento invece è stato scritto in greco. Per avvicinarci meglio ai pensieri di Dio, quando si legge la Bibbia è utile usare una traduzione letterale piuttosto che una traduzione libera. Come fare per trovare un passo della Bibbia? La Bibbia è divisa in libri, capitoli e versetti. Pertanto i riferimenti biblici sono spesso presentati come ad esempio in questo caso. Apocalisse, capitolo 1, versetto 3. Beato chi legge e chi ascolta le parole di questa profezia. Come leggere la Bibbia? La Bibbia è la parola di Dio ed è solo Dio che attraverso il suo spirito può farcela capire. Pertanto, dobbiamo essere umili e sottomessi a Dio. Alcuni consigli. Ogni volta che apri la Bibbia, prega a Dio di aiutarti. Inizia con il Nuovo Testamento, ad esempio il Vangelo di Giovanni. Quel Vangelo è la spiegazione dell'Antico Testamento e inoltre presenta Gesù Cristo e il messaggio della salvezza. Se non capisci tutto, non scoraggiarti e continua a leggere. Forse capirai un versetto più tardi. Oppure parlandone con altri cristiani. Ricorda che la Bibbia si spiega con la Bibbia. Di conseguenza, ogni passo è spiegato dal suo contesto e da altri passi biblici. Anche dei buoni commentari biblici possono aiutare alla comprensione, ma non devono essere sostituiti alla parola di Dio. È bene leggere la Bibbia ogni giorno, perché la parola di Dio è il cibo delle nostre anime. Metti in pratica ciò che leggi. Questo è l'unico modo per fare progressi. Dio desidera parlarvi attraverso la Bibbia. Quindi ponetevi le seguenti domande ogni volta che la leggete. Cosa mi sta dicendo Dio attraverso questo passo biblico? Ho un'indicazione per oggi? Cosa imparo su Gesù Cristo? Se non possiedi già una Bibbia, puoi ordinare gratuitamente un Nuovo Testamento su faithtime.com.